spedirò anche via mail sia la registrazione audio che alcuni dei contenuti che trovate lì. Do subito la parola a un signor che era consiglio, vicario pastorale, vicario del Vescovo per la cultura, che ci introdurrà al tema principale di questa conferenza, di quella presentazione di questa nuova app per Targata, muovendosi tra storia, tradizione e tecnologia. Vi ringrazio per la disponibilità. Grazie per la vostra presenza. Iniziamo così questo itinerario come negli anni passati. Vi ringraziamo per la disponibilità e per l'attenzione che mostrate. E in modo particolare vi ringraziamo perché attraverso voi possiamo mano a mano veicolare dei contenuti relativi alla festa di Sant'Agata e in questi anni, devo dire grazie anche al vostro apporto, è stato importante aver compiuto un tratto di strada, un tratto di cammino insieme che ci ha permesso di far giungere a tantissima gente, non solo a noi vicini ma anche un po' più lontani, far giungere mano a mano quelle decisioni che stanno incidendo sulla festa per dare ad essa una valenza sempre più religiosa, recuperando gli aspetti che sono folcloristici, che come tutte le feste popolari, connesse con la religiosità popolare cristiana, comportano, però recuperarle all'interno di una dimensione maggiormente religiosa. Perché possa diventare sempre di più e sempre meglio un'esperienza di fede, nel senso che la festa è una delle dimensioni connesse con le relazioni umane, con la società, con la vita umana, cioè una dimensione antropologica, però la festa cristiana è una festa che ha bisogno di fare un passo in più, ha bisogno di salire a un livello superiore perché faccia accadere un incontro attraverso il santo, la santa, in questo caso attraverso la memoria del martirio di Sant'Agata, faccia accadere l'incontro con Gesù Cristo che diventi significativo poi nelle relazioni e nella vita di ogni giorno. Quindi questo ringraziamento che vi dobbiamo mi pare che sia importante, sia non solo doveroso ma è grave. Ed è anche un ringraziamento che è pegno di un impegno, scusate il pesticcio di parole adesso, no? E vuole essere segnare una tappa per crescere sempre di più nella collaborazione, nel rispetto reciproco dei ruoli, competenze, responsabilità, eccetera, per crescere sempre di più nella qualità dell'informazione che vogliamo far giungere attraverso di voi alle persone. Quest'anno l'informazione si avvale anche di una novità connessa con lo sviluppo della tecnologia, con le app, con le applicazioni che è possibile scaricare sui telefonini, sugli smartphone, sui tablet, eccetera, che permettono in questo modo di dare una dimensione della devozione, della tradizione e della festa in modo più immediato, ma devo dire anche in modo più corretto. Abbiamo voluto chiamarla app ufficiale perché esistono già delle applicazioni che riguardano Sant'Agata. Abbiamo voluto dare questa connotazione di applicazione ufficiale perché è quella di cui direttamente la cattedrale, la diocesi, eccetera, ci sentiamo responsabili nei contenuti che l'applicazione ha, per cui la riteniamo l'applicazione per eccellenza per quanto riguarda la memoria, la tradizione, la devozione, la festa di Sant'Agata. Le altre applicazioni libere ciascuno di realizzarle, di farle così come meglio crede, così come meglio ritiene, o per devozione o per interesse o per altro, però abbiamo avuto modo di notare che contengono una serie di informazioni di cui non ci sentiamo di sottoscrivere il contenuto. Su quella che c'è nell'applicazione ufficiale invece possiamo dire che siamo responsabili direttamente noi per quanto riguarda i contenuti. E per quanto riguarda invece l'aspetto, la forma, la realizzazione eccetera, il nostro ringraziamento va a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa applicazione, e cioè
a Gabriele Di Stefano, ad Alfio Antonino Grasso e a Giorgio Antonino Vazzana, che sono qui presenti, tutti e tre, questi tre giovani amici giù in fondo, sono qui presenti, sono stati loro a sviluppare tutta l'applicazione e a dare una forma a tutta l'applicazione. Dunque ci muoviamo anche quest'anno con una novità per quanto riguarda la festa, una delle novità di quest'anno, la prima vuole essere questa, perché attraverso di essa a tutti coloro che scaricano l'applicazione posso aggiungere l'informazione ufficiale di quello che man mano sono i ritmi, i passaggi, le date, le scadenze, le attività della festa. Così, devozione, tradizione, tecnologia, ancora una volta si sposano e cerchiamo di metterle insieme, questi tre aspetti, in modo tale che possano diventare, così come Papa Francesco anche ha fatto con il Twitter, già Papa Benedetto precedentemente, così possono diventare un nuovo linguaggio, il linguaggio contemporaneo, il linguaggio che la tecnologia oggi ci offre, possono diventare un linguaggio di evangelizzazione, un linguaggio anche di informazione e di promozione delle devozioni, in questo caso la devozione a Sant'Agata, in modo sempre più corretto. Grazie. Grazie. Adesso do la parola a Gabriele Di Stefano e all'editore di Torrente, che ci mostra nel dettaglio alcuni degli elementi di quest'app, così potete anche vedere completamente di cosa si tratta e apprezzare. Tanto che l'abbiamo già scaricata, quindi l'avete vista così, però adesso vedremo quali sono i contenuti essenziali che abbiamo sintetizzato nella sfera. Buongiorno a tutti voi, grazie per la vostra presenza e ringrazio anche il Consiglio di Consiglio per le belle parole che ci ha dato. Sant'Agata ufficiale è il titolo della nostra applicazione, disponibile già nei vostri smartphone Android, momentaneamente solo per dispositivi Android. È un'app del tutto gratuita, perché abbiamo deciso tra la gratuità e farla pagare, abbiamo scelto di farla gratuita in maniera tale che sia accessibile a tutti i devoti e non. Come installare un'applicazione in un dispositivo? Sappiamo tutti, però per chi non lo sapesse c'è questo breve tutorial che ci permette di capire come poter installare questa applicazione. Sostanzialmente si va nella Play Store, quindi il negozio in cui ci sono tutte le applicazioni, pagamenti e non. Basta digitare semplicemente Sant'Agata, non tutta l'estensione. Prende l'invio e nella sezione app comparirà in prima posizione la nostra applicazione. Ovviamente basta digitare poi installa e attendere qualche secondo che il download venga avviato. Una volta che il download viene avviato aspettiamo qualche 5-6 secondi in generale che scarichi tutta l'applicazione e per magia ci ritroviamo questa applicazione nel nostro smartphone. Ecco, questa è l'home page, quindi la schermata principale della nostra applicazione. Abbiamo deciso di mettere il volto ripreso in primo piano della Santa Margherita. Basta cliccare al centro dove c'è scritto Sant'Agata, la Martire Catanese, l'app ufficiale, per entrare nell'applicazione vera e propria. L'applicazione vera e propria è suddivisa in quattro sezioni: agenda, media, agenda e info. Vediamo brevemente in cosa consistono queste quattro sezioni. Nella sezione agenda abbiamo inserito ovviamente tutto il programma relativo ai festeggiamenti della nostra Santa Patrona per quanto riguarda l'anno 2015, ma non solo, perché in alcune date abbiamo inserito anche dei riferimenti, dei documenti ben curati dal professor Landini, che fanno riferimento alle intercessioni particolari della nostra Santa Martire per avvenimenti catastrofici che hanno interessato la nostra città di Catania. La sezione media. Sezione media che si suddivide in tre sottocategorie: audio, video e foto. Nella sezione audio sono presenti tutte le musiche aradine con la possibilità non solo di ascoltarle, per chi volesse le può anche cantare, perché abbiamo inserito il relativo testo di ciascuna canzone. Sotto categoria video abbiamo inserito alcuni video
particolari. Uno di questi è la ricognizione, l'ultima ricognizione delle reliquie di Sant'Agata, avvenuta nel 1963. In questi giorni inseriremo anche le catechesi popolari, già è disponibile la catechesi di mercoledì scorso, a breve inseriremo la catechesi avvenuta ieri sera. Nella sottocategoria foto abbiamo foto di ieri e foto di oggi. Foto di ieri sono delle foto inedite che il padre Barbaro ci ha concesso. Le foto di oggi ovviamente alcune foto della festa di Sant'Agata avvenuta in questi anni. La sezione Agata è quella principale, posso dire così, perché è la descrizione accurata e documentata di tutto ciò che riguarda la festa di Sant'Agata e la martire Agata. In particolare abbiamo i luoghi latini, quindi la descrizione delle chiese in cui secondo la tradizione Agata subì il martirio, e questa descrizione è curata da Monsignor Gaetano Zito. Vi è anche la possibilità, cliccando questo pulsante, questo button, di vedere le foto relative a ciascuna chiesa di interesse, quindi Sant'Agata a Trattere, cliccando vedo le foto della chiesa e così via. La descrizione anche del martirio, quindi in generale che cos'è il martirio, per passare più in particolare al martirio di Sant'Agata, con la possibilità di leggere anche la Passo Agata per chi volesse in lingua latina, altrimenti vi è la possibilità di leggere il racconto della passione di Agata in lingua italiana. Altre sottosezioni sono il ferro, quindi la descrizione del ferro, la descrizione delle reliquie con la possibilità di visualizzarne anche le fotografie, la descrizione anche delle candelore con il loro significato e anche la sottosezione preghiere. Quindi per chi volesse può pregare, elevare una preghiera a Sant'Agata, tra l'altro vi è anche la possibilità, abbiamo preso la possibilità di inviare la propria preghiera personale a Sant'Agata. Quindi per chi volesse queste preghiere poi verranno raccolte e le invieremo a fare parte, in maniera tale che ogni primo mercoledì di ogni mese, nella messa delle 10 alla cappella di Sant'Agata, Padre Barbaro le eleva a Sant'Agata, per l'intercessione di Sant'Agata ovviamente le eleva a Dio. L'ultima sezione ovviamente è la sezione del info, quindi i nostri contatti, il nostro contatto, quindi email, il nostro canale YouTube, la pagina Facebook. La pagina Facebook è la stessa della cattedrale e tra l'altro su suggerimento di Padre Barbaro abbiamo inserito questo menu a tendina, dove sono presenti tutte le chiese che fanno riferimento alla Madre Agata. C'è anche la Basilica Monumentale, non è dedicata a Sant'Agata, però non è chiesa di appartenenza, quindi è giusto che la metta. Basta cliccare una chiesa in particolare, ad esempio una chiesa di Basilica Cattedrale, comparirà l'indirizzo di Vittorio Emanuele, il sito web, la pagina Facebook, l'email, ovviamente il parroco, nelle altre chiese o il parroco o il rettore. Grazie a tutti voi per quanti vorranno scaricare, anche ai devoti che vorranno fare un corso. Grazie Gabriele, grazie anche perché questo è un lavoro gratuito, un lavoro che hanno fatto in devozione e anche per passione con grande competenza, dovete vedere. Anche quasi unico nella storia dei santi, santi con Napoli, non c'è, io ho cercato, ci sono tanti così organizzati e articolati, ci sono così ma sono molto superficiali, quindi potete diventare un modello anche per altri, e questa è una cosa interessante. Tra il vostro materiale trovate la locandina della giornata della donazione e del volontariato, cioè la giornata del Barbaro, vedete che anche ne abbiamo lasciate le copie più grandi, soprattutto per il fotografo che vuole fare le riprese, magari anche più poco. E sapete che ormai tra le attenzioni particolari che ci serviamo durante la festa di Sant'Agata, in particolare durante il tempo della preparazione, l'Arcivescovo da sempre ha indicato una attenzione sociale da tenere sempre in luce. Questa attenzione sociale è passata attraverso diverse scelte che negli anni sono state compiute e che in qualche modo si realizzano in quel momento che fa parte ormai del programma delle celebrazioni, che è la giornata della solidarietà, la giornata del dono,
la giornata in cui in piazza Duomo scendono tante realtà della Chiesa e non, che però nella nostra città realizzano l'impegno a donarsi, a donare, ad attenzionare quanti vivono situazioni di difficoltà. E questa esperienza, che era nata come semplice occasione per la donazione del sangue, semplice ma importante e significativa, si è sviluppata. E così quest'anno, domenica prossima, oltre alla possibilità di lasciarsi coinvolgere nella donazione del sangue curata dalla Fratres, dalla DVS, dall'Avis, dalla Croce Rossa, ci sarà anche la possibilità di diverse attenzioni particolari, come per esempio lo screening al seno, con le visite serologiche curate dall'associazione Andos, lo screening diabetologico a cura dell'associazione Axada, lo screening cardiologico e di ipertensione a cura dell'associazione Axada. Accanto a queste occasioni, tante altre associazioni coinvolte, qui elenco completo credo vi è stato dato, e sarà un'occasione per stringersi attorno a quelle realtà che ci animano e ci chiedono anche di essere noi capaci di donare e di donarci. Accanto a questa esperienza della giornata della donazione, è in qualche modo collegata a questa perché già è inserita, un'altra attenzione sociale che vogliamo quest'anno sottolineare in modo speciale. Perché? Perché mentre da tante parti dove la devozione a Sant'Agata è vissuta, il problema del cancro al seno è particolarmente sentito dalle donne che si rivolgono a Sant'Agata e quindi dall'altra parte dalla comunità cristiana che si rivolge a queste, vede sempre più il bisogno, l'esigenza, la necessità, l'attenzione di rivolgersi a queste persone, a queste donne. Ecco, nella nostra realtà, poiché Sant'Agata è nel DNA di tutti, magari questa attenzione particolare fino ad ora non era stata data. Di fatto, negli anni, in questi anni in cui sono stato qui, certamente tanta gente, sempre più gente, purtroppo sempre più donne, hanno chiesto e chiedono preghiere, benedizioni particolari per affrontare questa battaglia contro il cancro al seno, purtroppo sempre assai diffuso. Allora ci siamo interrogati ed è stato poi spontaneo trovare nell'Andos un punto di collegamento, per cui da quest'anno iniziamo un cammino di attenzione nei confronti della donna operata al seno. Lo facciamo attraverso due gesti: uno culturale, che vuole essere un momento di incontro, di sensibilizzazione, di attenzione, di onore reso a tante donne che lottano, che battagliano e che hanno bisogno della nostra solidarietà, del nostro sorriso, del nostro aiuto, della nostra vicinanza. E sarà un concetto che eccezionalmente si terrà in cattedrale, dico eccezionalmente perché sapete che l'arcivescovo ormai da alcuni anni ha disposto che le manifestazioni culturali, i concerti si svolgano nella chiesa dell'Abbadia, ma ho voluto proprio farlo in cattedrale perché realizzarlo dove è custodita, dove sono custodite le reliquie di Sant'Agata, dove è custodita in particolare la mammella di Sant'Agata tra le reliquie. Questo concerto che si svolgerà lunedì 26 gennaio alle 20:30, un concerto che avrà questo titolo: Le sorgenti della vita. Questo titolo ci ricorda una espressione tratta dai racconti della Passione di Sant'Agata, perché Agata risponde a Quinziano: tu non ti vergogni di rovina da cui hai preso il latte quando eri bambino. Ecco, a partire da questa espressione di Agata si è voluto dare questo titolo a questo momento che è in onore di Sant'Agata e delle donne operate al seno. Troverete così nel programma della festa: concerto in onore di Sant'Agata e delle donne operate al seno, le sorgenti della vita. A tenere questo concerto sarà
la New Orchestra Riviera dei Ciclopi, diretta dal professore William D'Arvido. L'altro momento, quello celebrativo, perché è il momento culturale, il momento dell'attenzione, il momento anche di parlare alla città e sollevare questa attenzione, questa solidarietà nei confronti delle donne operate al seno, ma c'è anche il momento della preghiera, della celebrazione, dell'affidamento. L'ultimo giorno del Triduo di Sant'Agata, la domenica 1 febbraio alle ore 18, avremo una celebrazione in cattedrale che culminerà nell'atto di affidamento a Sant'Agata delle donne operate al seno. Abbiamo chiesto a uno dei nostri sacerdoti di compilare proprio ad hoc una preghiera che per quell'occasione sarà stampata, divulgata e consegnata a quanti vivono questa esperienza e a quanti vogliono unirsi anche nella preghiera per sostenere queste donne, queste persone, queste donne che vivono questa battaglia, questa guerra contro il cancro. Naturalmente la celebrazione non riguarda semplicemente l'ammalata, ma riguarda il mondo dell'ammalata, quindi le famiglie, gli amici, le persone che desiderano farsi solidali, far mettersi accanto a chi vive questa esperienza. Un'esperienza che le donne che sono operate al seno hanno in comunione con Sant'Agata. Sant'Agata ha vissuto l'amputazione del seno, Sant'Agata è stata guarita da questa amputazione. Ricordiamo quello che ci narra la Passione, questo incontro con l'Apostolo che la tocca e la guarisce, questo incontro che è simbolico, no? L'Apostolo rappresenta la Chiesa amministra i sacramenti, celebra i sacramenti sono guarigione dell'animo, ma anche guarigione del corpo. Pensiamo al sacramento dell'unzione dei malati che si dà non per preparare la gente alla morte, ma per invocare dalla bontà di Dio il dono della guarigione, il dono della guarigione fisica. A questo aspetto di attenzione sociale, un altro aspetto di attenzione sociale al territorio. La Chiesa è in contatto col mondo, è in contatto con la società, è in contatto con la via etnea nella quale insomma si affacciano tante chiese agatine, via etnea e dintorni, per intenderci il nostro centro storico, è attenta ad un mondo nel quale la sera, la notte vive tanta gente. Così anche quest'anno, dopo la bella esperienza dello scorso anno, riproponiamo la serata cosiddetta di evangelizzazione di strada, una serata venerdì 23 gennaio tra le 21 e le 24. Le chiese di Sant'Agata dell'Abbadia, la Collegiata, Sant'Agata della Fornace, Sant'Agata al Carcere, Sant'Agata della Vetere rimarranno aperte dalle 21 alle 24. Perché? Perché le associazioni agatine si faranno ancora una volta carico di una esperienza di animazione e di evangelizzazione. Cosa significa evangelizzazione di strada? Significa che a partire da un tempo di preghiera che si svolgerà nelle diverse chiese, alcune persone andranno fuori ad invitare chi sta per strada a dedicare un po' di tempo all'ascolto di Dio, della sua parola, del suo Vangelo e all'accoglienza del messaggio di Agata. Nelle diverse chiese ci saranno svolte diverse tematiche. Per esempio alla Sant'Agata dell'Abbadia, Agata incontra Gesù e lì ci sarà l'adorazione eucaristica. In Collegiata, dove è esposto in quella occasione il velo di Sant'Agata, Agata, donna di fede, e quindi un'attenzione al velo di Sant'Agata, tra parentesi, quest'anno il velo di Sant'Agata nella festa assume un significato particolare perché il velo, Agata, vergine consacrata a Dio, e quindi ci collega all'anno della vita consacrata che il Papa ha voluto per tutta la Chiesa. Ancora, Sant'Agata alla Fornace, Agata, discepola di Gesù, anche lì ci sarà la donazione eucaristica. Al santuario di Sant'Agata al Carcere,
il tema Agata, donna libera, con la venerazione al Santo Carcere. A Sant'Agata Radetere, Agata Santa, e quindi una riflessione con una visita guidata a quegli scavi che si presuppone possano essere luoghi inerenti ai fatti che riguardano il martirio di Sant'Agata. Naturalmente, sia l'accoglienza, sia l'andare per le strade ad invitare chi il venerdì sera, il venerdì notte e per strada serenamente a passeggiare, vuol vivere anche un momento di sereno riposo, facendo qualcosa che può aiutarlo per la vita. Tutto è curato dalle associazioni agatine degli amici di Rosario, associazioni con le quali in questi anni sto facendo questo cammino di attenzione perché diventino luoghi di evangelizzazione e promozione umana, luoghi nei quali si cresce insieme attorno a Gesù, radunati da Gesù e da Sant'Agata, che diventa colei che ci guida, colei che ci raccoglie per metterci davanti al Signore, luoghi nei quali si cresce nella fraternità, nell'amicizia, ma anche, direi soprattutto a partire da questo, nella testimonianza di amore al Vangelo che Agata testimonia. Stiamo preparando i dati in modo per l'accreditamento dei giornalisti, degli operatori, dei fotografi. Se qualcuno di voi non avesse cambiato dati oppure la redazione o altro, io lascerò qui solo adesso delle schede, non le compilate, le lasciate io, ve le raccoglierò, in modo tale che posso raggiungere davvero tutti voi, gli schede perdono, soprattutto se sono cambiati gli indirizzi di posta elettronica, e poiché entro la fine del mese, massimo inizio febbraio, poi consegneremo i passi come abbiamo fatto tutti gli anni, quindi sarebbe bene che ve la bene. Trovate ancora un invito, per chi fosse interessato personalmente o vista giornalistico, per il giorno 18, domenica, ore 17, Basilica Collegiata, Le Candelore e la devozione a Sant'Agata. È una conferenza, interverranno il signor Gaetano Zito e la professoressa Arianna Rotondo dell'Università di Catania. Alle ore 19:30 della stessa domenica, a San Placido invece, l'associazione Sant'Agata in Cattedrale, curerà l'inaugurazione della mostra dei cimeli agatini, che conoscete già annualmente. Quindi la prima iniziativa è del Circolo Cittadino Sant'Agata, la seconda dell'associazione Sant'Agata in Cattedrale. Noi vi ringraziamo, adesso c'è la possibilità delle interviste personali, come sapete, grazie ancora, buon lavoro, vi rimanderò.